Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Area di servizio Medesano, sulla Cisa, sulla 15, dai. Martedì, relativamente presto, sono le 15:30. Guardate qua com'è pericoloso l'inserimento qua, ragazzi. In quest'area di servizio è un errore, dai. Ma ormai è andata, perché qua c'è, vedete, c'è la deviazione, arrivano giù in discesa a bomba. Allora, questo video, ragazzi, dedicato alle aziende di trasporto. Mi scrivono un sacco di ragazzi che non riescono a partire con questo lavoro. Che è molto strano, perché c'è una bella carenza, accendiamo un po' la luce, di autisti, ma ce n'è parecchie, eh? Praticamente non c'è un'azienda che io conosca, compreso la mia, che non cerchi personale. Quindi questo range qui, fra gli autisti che mancano, e l'offerta non so da dove deriva, non so da dove viene. Perché... Aspettate un attimo che... Niente, quindi, come vi dicevo, mi scrivono sotto i commenti, non riesco a trovare un'azienda, non capisco perché queste aziende non diano fiducia a questi ragazzi. Ragazzi giovani, formati. Non come eravamo noi, che prendevamo tutto sulla pratica. Noi, come vi ho sempre detto, io non ho preso neanche la patente, me la sono ritrovata da militare. Che formazione potevo avere io fino a una certa età? No, solo la pratica, l'esperienza, e quella te la fai solo sul campo. Quindi queste aziende dovrebbero secondo me dare fiducia a questi ragazzi, che hanno speso soldi per patenti, CQC, scheletri grafiche, ADR, che più ne ha più ne metta. Sono tutti ragazzi che sanno bene che una volta che vanno a fare questo lavoro verranno controllati una volta l'anno, quindi analisi del sangue, analisi tossicologiche e via discorrendo, tutto quello che ne comporta. Non come ai miei tempi. Ai miei tempi si vedeva delle cose, ragazzi, che poi in una lunga serie, quando andrò in pensione, mi deciderò a dire, a raccontare. Immaginatevi voi cos'era questo mondo nel 1980, quando ho iniziato io. Immaginatevi, dove non esistevano patenti a punti, non esistevano, ma non esisteva neanche quasi le multe, dai, le multe erano solo per eccesso di velocità e basta. Divieto di sorpasso, dov'era? In autostrada non esisteva un divieto di sorpasso, né in galleria, né sui ponti, né sui viadotti. Quindi immaginatevi cos'eravamo noi, eppure siamo bene o male usciti. Non capisco perché non dovrebbero uscirne questi ragazzi giovani, dai, che sono tutti formati, hanno fatto, si può dire, una scuola per diventare autisti. Allora, date di fiducia a questi ragazzi, ben sapendo che qualche cazzata verrà commessa, come la commettiamo noi lo stesso, come ho sempre detto che non conta. Vedi, questa è una piccola cazzata. Questo mi ha avvertito che sto andando troppo forte, che se continuo ad andare forte, questo è un avvertimento e non rimane segnato sulla schermata. Se continuo ad andare forte, te lo segnala lassù e ti dice velocità eccessiva. Queste sono cazzate. Discesa relativamente leggero, lasci andare. Quindi, come le facevamo noi, come le facciamo noi, le abbiamo fatte tutte, le facciamo e le continueremo a fare. Quindi non vedo perché non può sbagliare un ragazzo giovane. Poi, se quello sta al datore di lavoro, vedere se quello è uno da prendere in ditta oppure no. Il ragazzo starà a lui farsi ben volere. Il lavoro, la serietà, la competenza e tutto il resto.
Quindi questo breve video è dedicato più che altro alle aziende, padroncini allargati e via discorrendo, gente che ha le macchine, insomma, in particolare. Date fiducia a questi ragazzi, anche perché ragazzi poi, fra virgolette, perché uno che ha preso la patente CE, DE, non è più un ragazzino, non è che ha 17, 18 anni, quindi si parla già di 22, 23, 24 anni. Non si dà fiducia a quei ragazzi lì, ma che si dà? Ai vecchi? No. Ben sapendo ragazzi a cosa andate incontro, che questo mestiere è duro, si vive per strada, si diventa, tra virgolette, animali da strada, non ti regala niente nessuno. Sono delle giornate che non rimpiangi di averlo iniziato, ci sono delle giornate che non vorresti mai scendere dal cane. È così. Quindi ragazzi, vi saluto tutti e speriamo che ognuno mi scriva: ho trovato qualcosa, ho trovato la mia strada. Mi farebbe tantissimo piacere. Qualcuno di voi me l'ha scritto, qualcuno mi ha detto. Ciao ragazzi, a presto, al prossimo video. Ciao.